Allora, intanto benvenuti a tutti, questa è la conferenza stampa di chiusura dei 35 anni di attività dell'ASPI Padremonti, che è un'associazione sportiva storica della Piana di Gioia Tauro, si occupa naturalmente di sport, di calcio nello specifico in questi ultimi anni, ma soprattutto di sociale, di impegno. Un impegno riconosciuto all'interno della comunità Luigi Monti, che da sempre, insomma, la grande accoglie al suo interno anche l'ASP Padremonti, una grande famiglia. All'interno ci sono tante realtà positive, la cooperativa Idea, la stessa comunità, una realtà veramente, veramente attiva, di cui bisognerebbe parlare sempre di più. Quest'anno siamo orgogliosi, insomma, di aver concluso un'annata importante sotto l'aspetto sportivo, certamente con dei risultati notevoli, poi più avanti tutti gli allenatori qui ce ne parleranno, ma soprattutto sotto l'aspetto della partecipazione della gente, dei ragazzi, dei genitori e tutta la comunità dell'Interland Pulistenese, che anche quest'anno ha risposto positivamente. Le iscrizioni sono state tantissime anche quest'anno come negli scorsi anni. Un'annata importante, 35 anni che abbiamo voluto scandire anche con una presenza sui social martellante con questo hashtag 35 anni ASPI, anche il nostro nuovo logo ASPI Padremonti, che ha come sottotitolo proprio 35 anni di comunità, proprio perché rimarca i 35 anni dell'ASPI, ma di comunità in comunità, rimarcando naturalmente la presenza importante della comunità Luigi Monti. In questo senso è, secondo me, fondamentale che il presidente dell'ASPI Padremonti, Frater Stefano, che è direttore anche della comunità, spieghi un attimino cosa ci ha portato a questa conclusione, a questa annata che secondo me è stata straordinaria. Grazie, è stato un anno veramente importante perché è vero, l'ASPI ha una sua storia, sono 35 anni, ma questo non vuol dire che sia tutto in discesa. Abbiamo avuto un periodo di difficoltà negli ultimi anni perché eravamo un po' disorientati, non sapevamo se continuare questa esperienza, la difficoltà di portare avanti esperienze associative è sempre più evidente agli occhi di tutti, il volontariato puro non esiste. Se siamo qui oggi a dire che abbiamo concluso 35 anni e che iniziamo altri 35 è perché c'è questo gruppo di lavoro, questo che è qui con me, è qualcuno che è dietro le quinte e che c'è e lavora. Senza le persone non si può parlare di storia né passata né futura. Abbiamo invece un presente da guardare in faccia e questo presente è stato veramente caratterizzato dalla voglia di andare avanti e superare le difficoltà. Grazie al fratello Stefano. Io direi che potremmo passare la parola agli alleducatori, come piace dire a noi, e ognuno di loro penso possa raccontare la propria esperienza. Gli aspetti tecnici, certamente i numeri, sono stati ovviamente numeri importanti, e soprattutto la propria esperienza personale. Partiamo, magari facciamo il giro da Beppe. Dai. Allora, prima di tutto, prima di soffermarmi sull'aspetto tecnico e sui numeri, su quello che abbiamo fatto, mi soffermerei su quello che abbiamo dato ai ragazzi e quello che abbiamo fatto con i ragazzi. Perché nei due gruppi che ho seguito io, sia cioè giovanissimi che esordienti, c'erano ragazzi proprio che facevano parte più della comunità. Quindi la cosa più importante che siamo riusciti a creare con questi ragazzi è quello di far conoscere la comunità Luigi Monti. Abbiamo fatto vedere le realtà che ci sono, abbiamo fatto conoscere i ragazzi, abbiamo fatto conoscere tutto ciò che la comunità fa, proprio per far capire ai ragazzi cosa vuol dire comunità, cosa vuol dire non stare, diciamo, in situazioni agiate e cosa vuol dire avere delle situazioni familiari un po' particolari. Questo è il primo passo fondamentale che noi abbiamo dato ai ragazzi, esordienti e giovanissimi, fascia d'età 2005, 2006, 2003, 2004, quindi una fascia d'età importante che si avvicina, diciamo, ad un'età dove
dove iniziano a capire tantissime, tantissime cose, tantissime situazioni. Mi soffermerei soprattutto per quanto riguarda il cambiamento che ho notato in questi anni, ma non solo nella nostra associazione sportiva, ma anche nelle altre associazioni ho notato questo cambiamento, cosa che noi cercavamo da tanti anni, cose che io al nostro interno mi lottavo e cercavo di far capire agli altri che il cambiamento deve venire da noi. Perché io ho riscontrato in questi anni una maggiore collaborazione rispetto a tutti, anche se siamo ancora lontani da quello che io cerco, non vedo più quell'invidia, quel fare o screditare gli altri. Io ho notato più un fare a gara chi fa meglio. E allora quella gara chi fa meglio, non ce ne accorgiamo, ma è una felicità dei ragazzi. E sento sempre parlare, sì, loro hanno fatto questo, però, loro hanno fatto quest'altro, però bisogna fare. Ed è bello che c'è un però, perché significa che bisogna anche migliorare. E in tutto questo sono i ragazzi quelli contenti, perché l'importante è fare. Poi però ci stanno, e questo l'ho notato in tutte le associazioni. C'è tanto da migliorare tra di noi, perché quello che io ho sempre detto a loro, che ci diciamo sempre, è non andiamo a lottare con i grandi per determinate cose. Cerchiamo di far giocare anche gli altri, delle altre associazioni, anche gli altri bambini. Ed è questo io che cerco. Poi i risultati fanno sempre buono. Io penso che quest'anno, con tutte le difficoltà e le immense problematiche che sono state, se siamo qui è perché ci abbiamo creduto e perché vogliamo ancora andare avanti e fare meglio per questo gioco. Buonasera, grazie per la presenza. Io ormai è il terzo anno che lavoro qui con la Spigola dei Monti, sono onorato e felice di essere qui, anche perché come tanti di noi sono cresciuto giocando in questi campi e quindi poi essere io dall'altra parte, guidare i ragazzi è una profonda emozione. Cerco di trasmettere quelli che sono i valori dello sport, valori importanti, che non è la singola vittoria, ma come diceva Enzo, anche le sconfitte che devono aiutare i bambini a crescere, a farli diventare forti e a capire che nella vita ci sono soprattutto tante sconfitte e magari le vittorie sono di meno, ma se uno ci mette la voglia, la forza e credere in quello che fa, sicuramente verranno anche le vittorie. Allora, buonasera a tutti quanti, grazie per aver partecipato a questa conferenza. Io più che aggiungere qualcosa rispetto a quello che hanno detto i miei colleghi, appunto mi accodo ai vari discorsi degli stessi. Io faccio parte di questa comunità da 3 anni, 3 anni tra essi molto diversi, accomunati però da un punto di vista conduttore, ovvero il bene dei ragazzi. Appunto mi accodo a loro perché credo che la vera vittoria durante questi 3 anni sia il sorriso dei bambini. Quando, come diceva Giovanni, alle partite ci stanno i genitori insieme a noi, vuol dire che appunto abbiamo fatto, stiamo facendo qualcosa di bello per i bambini e per il sociale in generale. E appunto credo che questa sia la vera vittoria. Sempre come diceva Giovanni, noi lavorando sul sociale e sul bene comune, per noi i bambini, i ragazzi sono tutti uguali. Da noi non esistono squadra A, squadra B, squadra C. Per noi i ragazzi sono tutti forti allo stesso modo, senza fare distinzione su nessuno dei ragazzi. Poi, se sono bravi, lo dirà il tempo. E appunto, qualora dovessero essere bravi,
sicuramente prenderanno altre strade, e vuol dire che appunto abbiamo lavorato bene anche a livello tecnico, senza da lasciare però, come detto in precedenza, che la cosa primordiale è il bene dei ragazzi. Io chiudo semplicemente ringraziando questo splendido gruppo di lavoro, compresa la signora Dania Bagnato, che si è occupata della segreteria in maniera ammirabile, perché tenere in ordine i documenti, la burocrazia, l'amministrazione oggi è la cosa che più fa venire voglia di chiudere un'associazione. Quindi grazie a Dania e grazie a tutto questo gruppo, perché senza di loro non saremmo qui a parlare dei 35 anni. E invece siamo qui a dire che da domani iniziamo a progettare i prossimi 35 anni. Grazie a tutti.